queen, under the sun is tide queen, new tide queen. Sta per partire Like TV. Benvenuti, parte una nuova puntata di Like TV e abbiamo appena passato lunedì di Pasqua e si vede perché Teseo non ancora riesce a finire a dormire, diciamo. Cosa è successo, Luca? Dicci, racconta. Abbiamo fatto una scampagnata. No. Nel senso, siamo divertiti, a un certo punto ho mollato. Mollato prima dell'inizio del lunedì, diciamo. Abbiamo una certa età. Vabbè, comunque. Iniziamo ad ammettere le nostre colpe. Nuova puntata di Like TV. Ma tu ne sai qualcosa? Io niente, non so niente di queste cose. Io ho saputo che è partito dal sabato, però la domenica ha stirato, come si dice. Mi sono arreso, non ero più in forma campionato, devo allenarmi. Sapete che maglietta è questa, sì? Sì, è la maglietta dello Street Parade. E infatti, dici tu. All'interno della nuova puntata di Lecce. Faremo un riassunto perché è partita ufficialmente. Sarebbe la stessa cosa. Comunque, vedremo questo sunto, come dice Sisofo, che riassumerà un po' tutto quello che è successo in questi anni, soprattutto l'anno scorso, che sono partite ufficialmente le iscrizioni. Quindi muovetevi. Anche perché chi prima arriva. Paga meno perché poi aumentano i prezzi. Quindi, sì. Poi insieme ai servizi, al servizio dell'anticipazione dello Street Parade, vedremo i servizi dell'inaugurazione del negozio Fard con Zoo Element e poi vediamo se lo sai. BB perché lo conto io. Vabbè, tu torni a dormire, noi intanto ci vediamo la puntata, poi vediamo se quando torniamo Luca Teseo si sarà svegliato, eh? Vedetevi la puntata. Complimentissimi per il negozio, complimenti anche per l'assortimento. Quest'oggi cosa succede? Allora, Fard, il negozio Fard si sdoppia, abbiamo un doppio brand. Sotto possiamo trovare Zoo Elements e sopra Fard. Allora, che cosa contraddistingue il marchio Zoo Elements? A chi si rivolge soprattutto? Ha un pubblico di ragazzi, quindi ragazzi molto giovani. È un look molto fresco, molto sportivo, jeans stretto, camicia, quindi insomma un look aggressivo però nello stesso tempo sobrio. Tu hai avuto modo di comunque di fare assortimento di tutta la merce che è in negozio, non so se è più Zoo Elements o Fard. Qual è il colore che andrà di più per quest'estate oppure una caratteristica in particolare dei vestiti, dei jeans? Dai, quest'anno tantissimo la maglia stampata con visi o comunque scritte particolari, la camicia di jeans che quest'anno va tantissimo, è un must, e comunque colori quelli dell'estate, un turchese, un rosso, cose accese. Invece per la donna Fard? Donna Fard, ecco, un attimino più particolare, quindi l'abitino magari con la paillette, quindi una donna un po' più ricercata, più particolare, mentre la donna Zoo è comunque una donna un po' più sportiva, la t-shirt, il jeans, bomberino stretto.
speciale perché appunto la FARB ha inserito appunto il suo nuovo marchio, la Zoo Element. E niente, appunto oggi ci siamo incontrati qui, stiamo appunto inaugurando e sperando appunto che questo possa appunto portare, come dire, buona fortuna. Ecco, sì. Il negozio è davvero, davvero carino, molto bello. E niente, venite a trovarci. Ci sei sempre tu a suonare in vetrina? Beh, oddio, tutti i giorni no, perché se no, insomma, un po'. No, tutti i giorni no, però comunque venite a trovarci lo stesso. Dai, tu e i manichini. Io e i manichini, e te. Tra un cliente e l'altro Michele riesce a rispondere alle nostre domande. Allora Michele, tu lavori, ti occupi del settore abbigliamento maschile su Element. Che cosa va quest'anno? Che cosa andrà quest'estate? Qual è anche la merce, il prodotto che più ti è richiesta dai giovani che vengono qui al negozio? Sì, beh, sicuramente il marchio Zoo Element è un marchio storico, diciamo, dell'abbigliamento italiano. È un modo streetwear di intendere, diciamo, il vestire quotidiano della clientela giovane informale. Sicuramente, ecco, quest'estate mi ha chiesto cosa potrebbe andare. Sicuramente ci sono dei capi veramente stilosi di Zoo quest'anno, soprattutto felpa e denim in tutte le loro varianti, diciamo, per quanto riguarda gilet, giacche e quant'altro, insomma. Invitiamo la clientela a venire numerosa. Invece per il mare, costumini, infradito. Sì, diciamo vintage, il vintage è tornato prepotentemente, quindi cerchiamo un attimino di andare incontro a quelle che sono le esigenze della clientela e delle tendenze, diciamo, attuali. Perfetto, allora Michele vi aspetta, fanciulli, per consigliarvi al meglio, per prepararvi fanciulle anche pure, per... Anche per... Fanciulle, vabbè dai, per prepararvi al meglio per quest'estate. Buon lavoro Michele, grazie, grazie mille. Ciao, un saluto. Finalmente a Pescara Zoo Element, era ora! Like TV, 24 aprile, siamo a Pasqua, le nostre telecamere tornano a trovare il BB. Siamo con Tony Jacoponi, titolare. Buonasera, come stai Tony? Buonasera, benissimo, grazie. Oh, buona Pasqua innanzitutto. Anche a voi tutti. Allora, questa sera è cambiato qualcosa, vedo insomma degli stage fotografici, ci sono dei violini, cosa c'è, cosa propone il BB questa sera? Questa sera il Magic Sunday. L'evento che proponiamo sempre nella serata di Pasqua è un evento dove il locale un po' si stravolge tutto e per tutto, anche gli ambienti musicali insomma vengono un po', diciamo, rinfrescati, rinnovati con i DJ, con le performance. Stasera abbiamo spettacoli di tutti i generi, anche un po' piccanti. Leggo sabato 21 maggio Christian Marchi, per esempio. Sì, diciamo, quello sarà l'ultimo appuntamento, diciamo, col locale invernale BB. E appunto Christian Marchi sarà un'altra one night
mentre già sabato prossimo avremo la guest DJ Brigitta Bulgari. Quest'anno il BB riconferma l'estate BB 45.com sul lungomare San Benedetto del Tronto, con un locale completamente nuovo, e proporremo serate nuove e alternative per la Riviera. Allora, con Paolo Lopo, come al solito nel suo regno, la console del BB, come stai? Bene, voi benissimo, come sempre. Noi bene, come sempre. Senti, cosa hai mangiato oggi? Hai fatto pranzo? Sì, come sempre a Pasqua dai miei suoceri ti riempiono pieno proprio. Guarda, ah, perché questo un po' tutti quanti a Pasqua. Oggi io mi sono alzato da tavola alle 6. Veramente, oggi è stata una giornata piena, però sono stato molto contento perché sono dei momenti particolari in cui si sta bene insieme e si vive la Pasqua in una maniera molto sana, come piace a me. Assolutamente sì, una Pasqua sana si vive anche al BB. Stasera vedo serata a tema, siamo tutti vestiti da antichi greci, se non sbaglio. Allora, il tempo sono gli antichi romani, quando l'energia, il modo anche di divertirsi, di essere sopra le righe, unito a quello che è veramente la sensualità, i sapori, quelli che sono anche le vasche dove si facevano un tempo i bagni, quelli caldi di una volta. Noi abbiamo unito le due cose per fare una bella serata a tema, grazie a Maria Giulia, alla collaborazione con Giovanni. Sono tanti staff che si uniscono per un grande evento, il Magic Sunday, ormai da tempo è una vera realtà. Allora, Giovanni Perna, cosa hai mangiato oggi? Menù prettamente teramano, sarebbe troppo lungo da spiegarlo, però molto soddisfacente. La mozzarella, ce la vuoi spiegare tu che adesso vivi da queste parti? Non solo che c'è la verdura e la carne, per il resto... Tu mangi e basta, eh? Senti, parliamo un po' di BB. Secondo appuntamento dell'anno per quanto riguarda il mio staff e la mia collaborazione. Serata veramente ad alti livelli, soprattutto perché il locale, come a me piace intenderlo, quindi ospiti molto pochi, molto spettacolo teatrale, molto animazione, bellissima serata. Ho visto c'è l'Accademia degli Artefatti, giusto? Sì, c'è Miriam con il gruppo degli Artefatti, hanno fatto uno spettacolo nuovo con l'argilla, molto molto bello. Senti, se non sbaglio c'è da ricordare, 21 maggio ci sarà un'altra serata con Giovanni Perna qui al BB. Sì, è il prossimo evento che andremo a realizzare qui, ci sarà Cristian Marchi in pista grande che per la prima volta viene in esclusiva qui al BB, un ospite house che stiamo decidendo, e ci sarà la collaborazione di moltissimi locali della Riviera, visto che il 21 è bene o male il sabato in cui molti locali sono chiusi perché si apprestano poi all'imminente inaugurazione estiva, quindi collaborano bene o male tutti. Sarà una piccola convention house commerciale dove ci saranno tutti i proprietari e tutti gli addetti ai lavori della Riviera Adriatica. Serata ispirata all'antica Roma, una serata con una risposta eccezionale del pubblico, non so se ti sei reso conto la quantità e la qualità di gente che c'è stasera, veramente meraviglioso. Animazione fenomenale, una serata artisticamente curata in ogni minimo dettaglio e tecnicamente e logisticamente curata in ogni piccolo dettaglio anche. E poi assolutamente, come di consueto al BB ci sono tantissime donne, ribadiamo questa cosa. Ci sono tantissime donne, grazie a Dio, che ci vengono a trovare, probabilmente perché soddisfatte dagli altri uomini, dall'altro 50% dei uomini che viene anch'esso a trovarci. Quindi se al BB si fa l'amore continueranno a venirci a trovare, no? Senti, allora, per quest'estate Tony mi ha detto che sarete al 45.com, nuova esperienza per lui ma nuova esperienza per tutti voi.
Beh, se Tony dice 45.com è così, quindi saremo lì. Il 45 non è una nuova esperienza, ormai abbiamo consolidato un rapporto eccezionale in una struttura eccezionale che andremo anche a ritoccare, anche a rinnovare. Insomma ragazzi, il 45 viene al BB, il BB va al 45 e l'estate è tutta da divertirsi. Noi saremo con voi, non mi ti togli dai piedi. Non mi ti tolgo dai piedi, almeno che non ti faccio ricoverare, perché tu sei il più pazzo che io abbia mai conosciuto in vita mia. Buon lavoro. Grazie, a voi. Tutto il divertimento di Like TV tornerà tra poco. Resta con noi. Like TV. Like TV. Areavideofx.it. Studio video di produzione e creazioni di effetti speciali. Presentazioni aziendali e video per fiere. Realizzazione loghi e video 3D. Realizzazioni di spot e sigle TV. Video in qualità HD. La comunicazione nella forma più evoluta. Areavideofx.it. Like TV. Estate 2010, il ritorno del Cesar. Dal martedì al sabato, solo notti imperiali. Cesar e Sexy Disco. 4 ore di spettacoli non stop. Cesar, il meglio della notte. Cesar Sexy Disco a Silvi Marina. Da
dal martedì al sabato, vacanze romane imperiali. Like TV. Cesar. Disco Night. Cesar, l'imperatore della notte. Cesar. Adesso, Night Club. Uscita Pescara Nord. Like TV. Ci siamo di nuovo. Un rituale questo che si ripete ogni anno, ma ogni stagione sempre nuovo, per una delle manifestazioni più belle d'Europa, lo Street Parade di Zurigo. 13 agosto 2011, una data importante per l'organizzazione svizzera. Pensate, con questa sono 20 le edizioni che hanno fatto ballare pubblico proveniente dall'Europa e dal mondo. Sulle console degli stage e sui long mobile si sono alternati i DJ più importanti al mondo. Come ogni anno, ormai sono 6, Like TV accompagnerà la DTE, Dance Travel Europe, in questo viaggio. Anche per quest'anno, l'associazione nata per far vivere in modo sicuro i grandi eventi europei ha fatto le cose in grande. Partenza da Pescara per poi percorrere tutta la A14 e la A1 fino a Milano. Durante il tragitto sarà possibile effettuare delle soste per consentire ai tanti soci DTE sparsi sul territorio nazionale di salire a bordo e vivere con noi questa fantastica esperienza. Zurigo, Svizzera con Dance Travel Europe. Fermata Atri Pineto. E adesso direzione Civitanova Marche. E adesso tutti diretti verso Modena Sud. E da Modena Sud i partecipanti dal Veneto e dalla Toscana. Un viaggio con la DTE rappresenta l'occasione per tutti i partecipanti di conoscere persone provenienti da tutta la nazione. Un motivo di aggregazione unico, perché si viaggia tutti insieme verso un grandissimo evento che verrà ricordato da tutti a vita. Sistemazione in hotel 4 stelle. Si arriva il giorno prima per essere poi i primi a vivere tutte le esperienze Street Parade. La manifestazione svizzera è unica nel suo genere. Viene accolta da tutta la città come una grande festa, dove non esistono differenze tra razze e culture, ma soprattutto d'età. Dal 2006 vi facciamo vedere in televisione con Like TV e Dance Travel Europe. Sì, adesso te lo dico. Vedi, ho visto che la famiglia è cresciuta. Sì, in 5 anni sono arrivati 4. Brava mia moglie. Complimenti, ragazzi. Tola, io non me ne sono accorto. Credo che ogni anno voi create un tema particolare. Sì. Quest'anno il motto dello Street Celebrate Spirit of Street Parade. Secondo te qual è il vero spirito dello Street Parade? L'amore. L'amore e la fraternità e il tutto insieme. Di essere tutti un unico cuore. Zurigo già da 16 anni ha molta esperienza. Le polizie locali, i pompieri, la sanità, loro hanno esperienza di 16 anni a fare sta festa. E noi abbiamo fiducia nella città. Come tutte le altre cose. Ragazzi, complimenti, un bacio da tutti quanti noi e dall'Italia. Salutate l'Italia. Salutate l'Italia. Una 3 giorni fantastica, densa di eventi.
dai tantissimi pre e post parade fino alla manifestazione stessa. Tra i tanti nomi di questa edizione spicca quello di Carl Cox e siamo solo agli inizi. Quest'anno poi torna Main Station, il warm-up street parade, la grande festa allestita all'interno della stazione centrale. Si inizia al mattino proprio da qui per poi perdersi per le splendide strade della città. Main Station. Siamo al warm up dello street parade, sembra lo street parade ma non lo è, è semplicemente il warm up alla main station. Colazione qui di mattina, sono, che ore sono? Le 12 immagino, sì, neanche. Main Station. Quest'anno sento una carica particolare, forse una carica maggiore degli altri anni, quindi immagino che lo street parade quest'anno sia qualcosa di strabiliante. Eccola, compilation ufficiale di Main Station, ed ecco chi la remixa ogni anno. Ciao Dave. Grazie, ciao, ciao Italia. Allora, la cosa bella è stata tornare qui e trovarti come ogni anno su quella console per aprire questo che è un party che, possiamo dirlo, è unico al mondo. Sì, è unico al mondo, l'entrata è gratis, che vogliamo di più? Lo street parade si ferma, annunciandolo in tutte le lingue. Una minuta senza musica. La tragedia di Duisburg, avvenuta durante l'ultima edizione della Love Parade, è ancora fresca nella memoria di tutti. Ma Zurigo non è Duisburg. L'organizzazione svizzera rappresenta un esempio a livello mondiale per sicurezza e messa in campo di tutta una serie di servizi creati per lo svolgimento di questa manifestazione, che al prossimo anno raggiungerà la 20ª edizione. Ne parliamo proprio con Stefan Epli, responsabile dell'intera comunicazione Street Parade. We have seen the one minute for Duisburg. What do you think about what's happened to Duisburg? It's a very, very sad and a bad story. And it was very impressive if you have seen what happens here by the quiet minute of silence. It was really, really a happening which is going under the skin. Ladies and gentlemen, please celebrate the street parade with love, peace and tolerance. This is the street parade of this year. It's perfect. You know, the weather forecast was so bad and so many people came, and people like to celebrate the spirit of street parade today. Look outside, people are happy, people are dancing. We are very happy. Okay, thank you Stephen. We wish you the best for the street parade of this year and for every other year. For the next 20 years, yes. Okay. Thank you. Sintesi questa della puntata e del viaggio dell'anno scorso per ricordarvi che partecipare quest'anno significherà entrare nella storia dello Street Parade per la sua 20ª edizione. Informatevi con i nostri speciali video su liketv.it o su dancetraveleurope.com. Potete chiamare lo 085 20 58 468 oppure 333 3672 811 per vivere questi fantastici tre giorni con DTE e Like TV. A voi non basterà altro che salire sul nostro pullman. Il resto è già lì, pronto per voi. Electricity, electricity.
vediamo a Zurigo, Street Parade 2011, 13 agosto. Vieni con noi, vieni con DTE. Allora, questa cosa è tremenda, è terribile questa cosa, anche perché si vede a 10 km che è finta. Quindi è difficile inventarsi qualcosa di nuovo. La telecamera sta là, sì, ma non dare il tuo profilo migliore. Siamo nello studio di Like Live. Sì, diciamo anche che insomma tra poco faremo un restyling l'ennesimo al nostro sito, lo facciamo totalmente interattivo con Facebook, visto lascia che... perdere l'interattività perché ogni volta non lo facciamo. No, no, è diventato interattivo, tu, te lo stiamo comunicando adesso, ma va bene. Vabbè, so che è interattivo Facebook, altri social networks. Social networks. La chiudiamo qui, adesso vi abbandono per 15 giorni perché come sai sto cercando di andare a trovare una scappatoia anche per voi nel caso in cui le cose si mettessero gratto un po'. No, tutti a Santo Domingo, è una cosa migliore. A ciambelle all'aria, diciamo. Sì, ecco. No, avete visto l'inaugurazione dello Street Parade di quest'anno, l'inaugurazione delle prenotazioni, quindi chiamate 085 20 58 468 oppure 333 3672 811. Quest'ultimo numero chiamatelo dalle 16 del pomeriggio in poi, perché... prima non è reperibile. Non è reperibile. Guarda, un piccione. La chiudiamo. Faccio prenotare il posto. La chiudiamo. Faccio prenotare il posto. Mi raccomando. Continuate a seguirci e alla settimana prossima. Sisofo si è calato un piccione. Si chiama Dave. Dave piccione. Cause it up, man, 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 cause it up,